Non importa chi tu sia, ma dovrai affrontare la mancanza di rispetto. Tutti noi dobbiamo confrontarci con la mancanza di rispetto. Da quando siamo bambini finché siamo diventati adulti, dobbiamo andare faccia a faccia con la mancanza di rispetto. È una realtà. Non importa quanto tu sia gentile oppure quanto tu sia forte, la mancanza di rispetto fa parte della vita, è una realtà che dobbiamo accettare, ma non da una posizione di passività, di sottomissione. Ecco perché questo video voglio parlare di alcuni motivi per cui gli altri ti mostrano scarso rispetto e come bisogna reagire e come bisogna comportarsi. Il primo motivo è perché forse sei in craving, ti manca la considerazione dell'altro, l'amore dell'altro, vuoi le attenzioni dell'altro. Beh, l'amore è una forza potentissima, ma solo se è reciproca, se è da ambedue parti. Altrimenti non sei un collaboratore, non sei un partner, ma sei uno zerbino. È vero, è la verità. Il tuo valore lo dici tu, non importa quello che dice la mamma, il fratello, il partner. Perciò focalizzati su quello che tu sei potente, focalizzati sui tuoi punti di forza, sulla tua unicità. Tutti noi abbiamo qualcosa di unico, tutti noi siamo differenti e siamo unici a modo nostro, perciò trova qual è la tua unicità e rafforza i tuoi punti di forza, rafforza quella tua potenzialità. E poi vedrai come non sarai più tu quello in ricerca dell'amore, in ricerca di attenzioni. Quando hai la tua strada, quando hai il tuo focus, quando ti conosci e dai valore a te, saranno gli altri a cercare te. Un altro motivo può essere il fatto che tu permetti agli altri di giocare con la tua emotività. Beh, le tue emozioni non sono un campo di battaglia per gli altri. Non sono gli altri a gestire la tua emotività. Ecco perché non bisogna reagire di pancia, ma bisogna fermarsi e dire: aspetta, cosa succede qua? Sono io quello che gestisce la mia emotività. Anche perché bisogna essere proattivi ed efficaci e non perdere di vista quello che importa, che è importante per noi. Se siamo arrabbiati, se siamo frustrati, è ovvio che non vediamo con chiarezza, con limpidezza quello che ci interessa. Un altro punto può essere che gli altri usano la gentilezza contro di te. La gentilezza è una virtù immensa, anche perché riflette un'anima buona, riflette un cuore generoso, una persona buona, generosa. Ma attenzione, che c'è un limite. C'è un confine che tu lo devi conoscere. C'è un confine tra essere gentili e tra lasciare che gli altri abusano della tua gentilezza. E tu devi ben conoscere questo confine. Tu bisogna rivalutare quella relazione in cui gli altri abusano della tua gentilezza. Perciò sii gentile, ma sii anche saggio, capace di vedere oltre. Ma la mia gentilezza va compresa, va apprezzata e apprezzata oppure abusata? Perciò secondo me è essenziale che tu sei capace di tracciare quel confine e di capire chi è da questa parte, chi è dall'altra parte, chi cerca di superare questo confine, chi considera la tua gentilezza una fragilità. Perciò sii assertivo e non cadere nella trappola, non lasciare che la gentilezza diventa una tua fragilità. Un altro motivo può essere il fatto che tu ti preoccupi e ti prendi troppa cura degli altri, di quello che dicono gli altri, di quello che fanno gli altri. È bello prendersi cura degli altri, anche perché questo rafforza i legami, ti mette di buon umore, ti senti bene. Però attenzione, non a discapito della tua contentezza, perché quello che rimane male alla fine sei tu. È bello essere gentili, è bello prendersi cura degli altri, ok? Ma ricordati che anche la tua felicità conta.
Possiamo essere compassionevoli, ma non a discapito della propria contentezza. Non è che se io sono felice e mi preoccupo e mi prendo cura di me, mi preoccupo della mia felicità, del mio benessere, non è che se faccio questo vuol dire che non mi prendo cura dell'altro, diminuisce la mia capacità di prendermi cura degli altri. È fondamentale trovare un equilibrio tra prendermi cura dell'altro, ma prendermi cura anche di me stesso, della mia felicità, del mio benessere. Un altro motivo che porta gli altri magari a mostrarti scarso rispetto è quando tu non hai obiettivi chiari, quando tu non hai sogni, quando tu non hai traguardi da raggiungere. Beh, quando non c'è tutto questo, la vita ti assegna qualcosa, ti assegna un obiettivo a caso. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che vivi la vita di riflesso in base ai condizionamenti altrui, cioè tu non hai obiettivi, tu non hai sogni, ti adatti, ok, all'agenda di qualcun altro, tu sei sempre disponibile in base a quello che hanno di libero gli altri, perciò ti trovi sempre, no, a dover seguire gli altri, a dover cercare gli altri, tu sei sempre libero, sei sempre disponibile, gli altri sono sempre occupati, hanno sempre da fare perché hanno dei obiettivi, hanno dei traguardi da raggiungere. Questo è fondamentale, questo avere un obiettivo, avere dei sogni vuol dire felicità, vuol dire aver trovato la tua strada, è importante trovare la direzione in cui si vuole andare, è fondamentale questo, altrimenti la vita ti assegna qualcosa a caso, altrimenti vivi nel caos, altrimenti sei sempre in craving di cercare uno e l'altro e di assecondare tutti. Perciò quando hai un piano di azione, quando hai una mappa, quando hai una direzione, beh, tutto cambia, perché diventa anche una persona più attraente, gli altri sono curiosi di voler stare con te, perché hai delle ambizioni, perché hai dei progetti, perché sì, perché poi tutto cambia, tutti ti cercano perché è piacevole stare con una persona così ricca. Un altro motivo che è importante è rispetta te stesso, perché quando noi non diamo rispetto a noi stessi, quando noi non diamo ascolto alle proprie parole, beh, neanche gli altri non ci prendono sul serio, perché gli altri ci trattano in base a come noi percepiamo noi stessi. E questo è fondamentale, perché se io do valore a me, anche gli altri mi trattano con rispetto. Se io non mi curo, se io non seguo quello che dico, se io non sono in linea con i miei valori, gli altri pensano che non sono degno di essere rispettato abbastanza. Perciò è fondamentale questo. È fondamentale questo anche per creare dei legami autentici, dei legami veritieri. Anche perché se una persona non ti rispetta una volta, lo farà sempre. Perciò tutto dipende da te, tutto dipende dalle tue abitudini, dai tuoi comportamenti. La vita cambia dal momento in cui tu ti percepisci che hai un valore. Un altro motivo invece è quando si cerca sempre la validazione degli altri, quando cerchiamo sempre l'approvazione del capo, della mamma, del fratello, della sorella. Beh, io non posso vivere così in balia di quello che pensano gli altri di me. Le opinioni degli altri, di quello che dice questo, di quello che parla quello alle mie spalle, non devono importare. Anche perché chi sono loro? Chi sono loro? Mica loro rappresentano il giudizio divino, no? Che decidono il mio vero valore. No, so io chi sono, so io che valore ho, conosco me stesso, loro no. Perciò conosci te stesso, conosci i tuoi punti di forza, come dicevo prima, focalizzati sui tuoi punti di unicità, di forza, abbraccia le tue ombre, perché è importante conoscere anche le parti meno belle di te, accettarle se non possono essere controllate, se non possono essere modificate, perché questo ti rende invincibile. Tu sai chi sei, non è che ti devi nascondere sotto il tavolo. Io sono questo, questi sono i miei valori, questo sono io. Perciò non hai paura di nessuno.
Non hai bisogno e non ti toccano le opinioni degli altri, o almeno non così tanto. Perciò tutte le volte che ti trovi in quella situazione in cui hai bisogno, ok, dell'approvazione dell'altro, fermati e chiediti: perché ho bisogno di questo, di sapere la voce di questo mormorio? Perché ho bisogno di sapere l'opinione di quello dell'altro? Perché? E poi fa bene anche riflettere su se stessi, quando magari c'è una persona che sembra che ci tratta con scarso rispetto. Fa bene anche chiedersi: ma perché questa persona si comporta così? Ma forse ho sbagliato anch'io nei suoi confronti? Perché chapeau per quelle persone che riescono anche a mettersi in discussione, a dire: sì, forse ho sbagliato. Sì, forse ho sbagliato nei tuoi confronti. Fa bene, perché sappiamo, non tutti sono capaci di riconoscere, no, le proprie colpe, la propria responsabilità. Ti fa onore a comportarti in questo modo, far due passi indietro e dire: sì, qua ho sbagliato io, questa volta ho sbagliato io, hai ragione. Così come anche in mezzo ad un dialogo è bello avere anche un atteggiamento di apertura. Ovvio, io qua in questo video non parlo di narcisismo, non parlo di relazioni tossiche, ma quando succede in mezzo al dialogo che con un tuo amico, con un tuo parente, con la tua mamma, con un tuo collega, con il tuo capo, che c'è una discussione abbastanza animata, è bello avere un atteggiamento di apertura e di curiosità e di ascolto attivo nei confronti dell'altro, perché a volte solo ascoltando veramente l'altro e non stare in una posizione di difesa si arriva alla radice del problema, solo avendo questo atteggiamento di curiosità, di apertura. Capire che cosa dice quando si lamenta, per arrivare ad una soluzione. Perciò tanto di capello anche quando è un atteggiamento così, perché l'altro capisce, l'altro percepisce che tu vuoi avere, vuoi vedere il quadro completo, no? Che sei aperto di mente e che solo togliendo quei strati di scarso rispetto si trovano i problemi sottostanti, ma uno dei due deve avere un atteggiamento così, di curiosità, di apertura nei confronti dell'altro. E questo ti fa onore, perché non ti nascondi, non scappi via, non ti difendi a tutti i costi, anche perché quelle parole, quella voce alta non ti tocca più di tanto, perché tu ti conosci, ecco perché ti metti in discussione, ecco perché sei pronto anche a capire che cosa si nasconde dietro allo scarso rispetto che ti mostra l'altro. Non è facile sicuramente, ma credetemi che solo quando noi cambiamo il nostro comportamento, quando noi ci mettiamo in una posizione di apertura, di curiosità verso l'altro, beh, cambiano le cose. Prova e sperimenta e poi fatemi sapere. Io chiudo qua perché non vorrei dilungarmi troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altre riflessioni al riguardo. Io non vedo l'ora di leggervi. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale. Io ci tengo davvero tantissimo e ci vediamo presto. Grazie.